Concreto è il termine con cui potremmo descrivere buona parte degli smartphone top di gamma di LG. Scopriamo se è concreto anche questo nuovo LG G6. Un saluto a tutti gli amici di AndroidWorld.it, benvenuti nell'attesissima recensione di LG G7 ThinQ. Vi dico subito che questo ThinQ onestamente ha un po' rotto le scatole, non è un bel nome, suona male, tra l'altro se non ho capito male suona male anche in inglese, quindi io onestamente spero che venga fatto fuori, non la tecnologia ma il nome. Chiamiamolo G7, dai, chiamiamolo G7, almeno ci leviamo questo pensiero e gli diamo il nome che è giusto che abbia. Questa non è la confezione finale, la confezione statunitense. All'interno della confezione abbiamo un alimentatore 9V 1.8A, un cavo USB, USB tipo C, e ci sarà anche un paio di cuffie, non le B&O del V30, ma comunque delle cuffie stereo che però non posso valutare perché in sostanza non le ho provate. Un'altra cosa che ci proviamo a dire è che questa bella colorazione grigia non sarà disponibile nel nostro paese, quindi da noi arriveranno le probabilmente ancora più belle nera e blu. Le ho viste personalmente e mi sono piaciute molto, quindi ci tengo a precisare che ok, non arriva questo, ma arrivano comunque dei colori molto belli, soprattutto il blu. Il nero forse è un po' per chi non vuole i colori un pochino più particolari. Dimensioni 153,2, 71,9, 7,9 mm di spessore. Per fortuna fotocamere appena appena sporgenti, giusto quel millimetro per proteggere il vetro della fotocamera. Ne sono veramente contento, sono un po' stanco di questi smartphone con le fotocamere sporgenti. Un peso di 162 grammi, quindi leggero per essere un prodotto realizzato in metallo lucido e in vetro sul retro. Tra l'altro resistente ad acqua e polvere secondo lo standard IP68 e soprattutto certificato con lo standard militare 810G, ovvero per cadute e vibrazioni. Quindi sostanzialmente, certo, se cade in terra il vetro probabilmente si romperà comunque, ma uno smartphone resistente con una certificazione che lo mette nero su bianco. Il design secondo me è bello, ma magari non stupisce, è un po' così. È un design che magari non dà nell'occhio, allo stesso tempo non è comunque un brutto design. Per fortuna non ha la fotocamera qui, che personalmente, aiuto, ho fatto un altro androidicidio, personalmente mi disturba un po', però insomma ecco, non è sicuramente lo smartphone più originale del mondo. Sicuramente è molto ergonomico perché è leggero, è sottile ed è stretto, quindi insomma uno smartphone tutto sommato compatto. Tasti del volume, tasto per attivare Google Assistant, tasto di accensione, porta Type-C, uscita video, speaker, microfono e jack audio da 3,5, quindi abbiamo veramente tutto. Sulla parte superiore il secondo microfono e il carrellino per la micro SIM, per la nano SIM e la micro SD. Ho sbloccato lo smartphone toccando il lettore di impronte digitali sul retro. Come vedete è veloce, non magari un fulmine, ma 3, 2, 1, eccolo qua, non un fulmine, ma comunque con una precisione veramente notevolissima. Andiamo a parlare di hardware. Processore top di gamma Snapdragon 845, octa-core da 2.8 GHz, GPU Adreno 630, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria interna espandibili con una micro SD, connettività LTE Gigabit 1024 Mbps per secondo, Wi-Fi AB GNC a doppia banda, Bluetooth 5.0, c'è l'NFC, c'è il LED di notifica, c'è la radio FM, il lettore di impronte digitale sul retro l'ho già menzionato, come detto c'è il jack audio, c'è un tasto dedicato a Google Assistant, l'uscita USB-C è una 3.1, quindi si può utilizzare come uscita video. E una cosa che voglio dire è che il feedback aptico di questo smartphone è fantastico, ogni dettaglio è curato tantissimo. Toccando qui vibra leggermente, toccando qui vibra leggermente, proprio come se questo pannello stesse scorrendo verso l'interno, e qualsiasi cosa voi facciate, qualsiasi opzione, qualsiasi flag, anche i flag delle impostazioni, quelle da abilitare, hanno tutti una vibrazione fantastica. Questa è un'attenzione per i dettagli di cui io mi complimento con il V30, mi complimento con LG già dal V30, e qui le ritrovo tutte e ne sono estremamente contento. È una piccolezza, però diciamocelo, gli smartphone ormai tutti super potenti sono fatti anche di piccolezze. Il display è un 6.1 pollici di diagonale, 3120x1440 pixel, è un IPS con la possibilità di attivare questa super luminosità che lo fa diventare
un faretto nella notte per un massimo di 3 minuti. Devo essere sincero, mi è stato detto che si attivi in automatico con la luce forte, ci ho provato nei giorni di luce più luminosi che sono riuscito a trovare, ci ho puntato un faretto contro e non è successo niente, quindi secondo me forse non è ancora implementato, non lo so, ma al momento ho trovato la possibilità soltanto dell'attivazione manuale e in quel caso secondo me è un po' un peccato. Lo schermo ha tante chicche, la prima è il doppio tac, tac, il doppio tap per risvegliarlo, la seconda è un always on che avete intravisto mentre eccolo qua, che vi faccio vedere personalizzato con questo disegnino con l'orario, la data e la batteria, che se andiamo nelle impostazioni vi faccio vedere, è possibile personalizzare, come vedete, con una immagine a vostro piacimento, oppure pescando dalla galleria, oppure pescando da uno dei temi, e potete veramente farne tutto ciò che volete, e tra le altre cose potete mettere il display più luminoso. Questo vuol dire che la batteria si scaricherà più rapidamente, ma guardate qua la differenza rispetto a prima. Quindi mi piace il fatto che sostanzialmente sta un po' a voi scegliere se sprecare tra virgolette più batteria con l'Always On o meno. Per il resto abbiamo una, insomma, tutte delle altre opzioni che è abbastanza standard, però qualcuna magari ve la faccio comunque vedere dopo. Volevo concludere sul display. Una cosa che mi piace moltissimo è che la vista comfort, che è quella che fa diventare lo schermo più giallognolo, ha anche l'opzione per il bianco e nero, che finora era una prerogativa degli OnePlus. Mi piace tantissimo questa opzione. Peccato che quando la attiviamo da qui, dal tasto vista comfort, non va in bianco e nero ma si attiva soltanto lo schermo più giallo. È un peccato, bisogna sempre scavare nelle opzioni per riattivarlo. Potete cambiare l'opzione di colore dello schermo, e per chi ama le specifiche tecniche, è uno schermo HDR10, è uno schermo Dolby Vision ed è 100% compliant con il DCI-P3, con lo spazio colore DCI-P3. Quindi insomma, un display veramente molto 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 buono. Un piccolo difettino, un po' bassa la luminosità automatica quando lo risveglio, e non è un AMOLED, quindi i neri non sono intensissimi. E vi faccio vedere, visto che qua parliamo della tacca, per esempio, che qui si chiama New Second Screen, se la mettete nera e lo inclinate leggermente, vedete, si nota come c'è uno stacco fra la tacca e la barra nera. Non è un grossissimo problema, tra l'altro queste impostazioni qui non funzionano proprio benissimo, potete cambiare il tipo di angolo e il colore, non funzionano proprio benissimo perché se poi apriamo un'app che sfrutterebbe quello spazio con il suo colore, vedete, ci va comunque sopra. Quindi anche se lo mettete nero, poi quando aprite, perché non volete proprio vedere la tacca, vi dà proprio fastidio, lo volete così, aprite un'applicazione e la tacca riappare, quindi diciamocelo, non è che sia proprio implementata benissimo questa opzione, e per questo motivo adesso io vado a disattivarla. Un'altra cosa che voglio dire è che ok, la super risoluzione, ma se non c'è una piattaforma di realtà virtuale per sfruttarla, onestamente abbassare la risoluzione al Full HD Plus secondo me può essere un ottimo modo per risparmiare un pochino di batteria, ma poi sulla batteria ci arriviamo, la voglio commentare con voi alla fine. Insomma, voglio chiudere questo capitolo dove sto parlando del display. Vi parlo del software. Allora, tante opzioni che si sono accumulate, come vi dicevo, nel tempo da parte di LG, soprattutto qui nelle generali abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare questa barra laterale con dei controlli rapidi, che inizialmente doveva sostituire il second screen, che qui però in teoria abbiamo quassù, ma che in pratica non contiene le opzioni del second screen. Opzioni di gaming per mettere il gioco in pausa, per migliorare le performance durante il gioco, eccetera eccetera. Context awareness, che però non so perché non è stata tradotta, era stata tradotta sul V30, non mi ricordo con che nome, per attivare delle funzioni in base appunto al contesto. Doppio tap per risvegliare lo schermo, possibilità di avviare la fotocamera o il Capture Plus con i tasti a schermo bloccato, e volevo farvi anche vedere la possibilità di personalizzare la barra inferiore. Ci sono sempre più, c'è la modalità ad una mano e vediamo se lo trovo, eccolo qua, la possibilità di permettere di nascondere la barra inferiore, ma anche di colorarla di un colore personalizzato. Onestamente veramente non capisco perché dovreste farlo, ma se volete lo potete fare, più opzioni per tutti.
Se andiamo nelle impostazioni del display, scopriamo che è possibile sempre cambiare il tema, possiamo cambiare le icone, possiamo cambiare le opzioni dell'Always On Display, come vi ho già detto. C'è lo Smart Bulletin, se volete attivarlo con un po' un riassunto del giorno. C'è LG Health qua dentro, questa Next Radio è la radio FM, pensavo fosse una web radio, mi state scrivendo su Instagram tutti ora, però scrivetemi pure, io vi rispondo sempre, di solito rispondo a tutti su Instagram, ci provo quantomeno. Insomma, queste sono un po' tutte le opzioni del software veramente molto molto fluido e che veramente non ha mai mostrato un segno di rallentamento. Non mi fa impazzire il tema preimpostato, ma non è neanche dei peggiori, quindi diciamo che magari mi aspetto un'evoluzione in tal senso in futuro, ma per adesso va bene così. L'unica cosa che non vi ho detto è la versione del software, che è la 8.0 Oreo, al momento aggiornata con le patch di aprile. Parliamo di fotocamere. Allora, fotocamera principale 16 megapixel f1.6 con stabilizzazione ottica dell'immagine e laser autofocus, che è nascosto qua sotto. La fotocamera è la stessa del V30 con risultati magari leggermente migliorati per quanto riguarda gli algoritmi. Qui abbiamo del pesce fantastico, che è una frittura di pesce con e senza intelligenza artificiale, quindi onestamente possiamo anche farne a meno. Si riescono veramente a fare delle foto notevolissime, esattamente come con il V30, oggi non so più parlare, si riescono veramente a fare degli scatti fantastici. Guardate anche qui il dettaglio di questa spiga, veramente molto molto dettagliata, un dettaglio molto dettagliato. Seconda fotocamera 16 megapixel f1.9 fotocamera grandangolare, e su questa fotocamera grandangolare ci sono pro e contro. Allora, foto normale, foto grandangolare, finalmente, come potete notare da voi fin da subito, due foto dalla qualità paragonabile. Non hanno esattamente la stessa qualità, e qui lo si vede ovviamente, per esempio andando a zoomare sul capannone qui e qui c'è decisamente una differenza, però c'è da dire che ci siamo, finalmente una fotocamera grandangolare che non fa rimpiangere la qualità della principale. Però il grandangolo ormai si è ridotto dai circa, mi pare, 135 gradi del G5, su questo G7 siamo arrivati a, mi pare, 109 gradi, che a questo punto, diciamocelo, quanto è grandangolare? Quanto si guadagna da qui a qui? Sì, certo, si guadagna, ma secondo me si perde un po' quella magia, quel divertimento del grandangolo, e tra l'altro è stato diminuito per ridurre la distorsione ai lati, ma mi sento di dire che se questa è la foto normale e questa è la foto grandangolare, per una scelta fisica, per una questione fisica, non potrà ovviamente essere non distorta, a meno che non si usino degli algoritmi software. Questo muro direi che è tutt'altro che dritto, e questa Fiat Punto direi che è tutt'altro che della forma di cui è realmente. Quindi diciamo che sono contento di avere un grandangolo che finalmente abbia una qualità veramente buona, ma sono un po' deluso perché non è il grandangolo che mi sarei aspettato. Quindi io spero che in futuro si possa tornare a mantenere questa qualità, ma ritornare ad avere un angolo più ampio. Tanto diciamocelo, la distorsione è una cosa fisica della lente, c'è, ce la teniamo, c'è anche a 109 gradi, quindi i 135 del G5 erano veramente fantastici. Bene la fotocamera frontale, finalmente ci siamo lasciati indietro quella fotocamera del G6 e del V30 che veramente non era niente di che. Tra l'altro anche con possibilità di effetto sfocatura sulla fotocamera frontale, che qui per esempio ha funzionato alla grande. Guardate anche questo controluce, che non era affatto facile, cioè sia il sole che la mia faccia. Eppure siamo venuti abbastanza bene, anche i video in Full HD della fotocamera frontale non sono male. Le foto, le ribadisco ancora, della fotocamera principale, guardate che dettaglio, se avete presente il V30 avete presente anche queste foto. Con poca luce, bene, non la migliore in assoluto, diciamo che secondo me Pixel e P20 Pro sulle foto notturne fanno un po' meglio, ma arriveranno confronti, quindi poi vi dimostrerò di cosa sto parlando. Però diciamoci, questa per esempio non è una cattiva foto, basta zoomare un po' per notare un po' di pastosità, ma è comunque una foto notturna, quindi tutto sommato ci sta. Video in 4K, purtroppo stabilizzati solo otticamente e non elettronicamente, e un po' si vede, sono un po' ballerini questi video. Nel video demo, tra l'altro, io commento questo video in diretta dicendo che la stabilizzazione non sembra affatto male, però
Poi riguardandoli ci si rende conto che con una stabilizzazione elettronica sarebbe stata un'altra cosa. Con i video in Full HD entra la stabilizzazione elettronica e effettivamente i video vengono un pochino più stabili. Non manca nei video la possibilità di ancora utilizzare il cinevideo, quindi tutti i vari filtri, il point zoom per lo zoom fluido, eccetera eccetera. Funzioni aggiuntive: abbiamo ritratto per fare le foto in modalità con effetto bokeh accentuato. Tra l'altro avete notato, con questi miei errori, la velocità con cui si entra e si esce dalla fotocamera. Questa è una foto fatta a me stesso e guardate anche qua dietro, dove c'è per esempio la ringhiera, è tutto abbastanza messo a fuoco, mentre dietro invece, in mezzo alle righe di questa ringhiera, invece è sfocato. Non è proprio perfetto, ma direi che più o meno ci siamo. Unica altra cosa che volevo dire, della iCam, fotocamera intelligenza artificiale che riconosce cosa fotografiamo e ci propone delle funzionalità, dei filtri, delle impostazioni veramente, a parte qualche caso un po' estremo come magari il tramonto, così non ho notato dei miglioramenti particolari. E poi diciamocelo, se ogni volta devo essere io a decidere se attivarla o no, prima dell'intelligenza artificiale c'è la mia, insomma, forse era meglio se avesse fatto tutto in autonomia e al massimo attivare la possibilità per levarlo. Vi parlo di audio, e parlandovi di audio facciamo una cosa: vado un attimo su YouTube a prendere un brano e vi faccio ascoltare lo speaker. Ormai solitamente non faccio quasi più ascoltare musica durante le mie demo, perché non c'è molto da dire se non un commento sul volume, che diciamocelo attraverso il microfono è molto filtrato, è difficile che voi capiate davvero, dovete comunque fidarvi di me. In questo caso ho qualcosa da dirvi. Boombox: allora, questo smartphone ha tantissime tecnologie, ha un equalizzatore, c'è il DTS:X, purtroppo è solo mono, esce solo sotto, ma se volete festeggiare con gli amici e fare un po' di confusione, che cosa è successo? È successo che, poggiandolo su una scatola di cartone che fa cassa di risonanza, qua dietro lo smartphone vibra abbastanza mentre riproduce l'audio, e poggiandolo su una scatola di cartone che fa da cassa di risonanza, fa da cassa di risonanza. Quindi più bassi, volume più alto, qualità migliore. È un'idea semplice, simpatica, carina, però per esempio ho notato una cosa: che dovendo stare su una scatola piatta, ci avrebbe fatto comodo qui in ufficio un giorno che volevamo guardare un video su YouTube tutti insieme, ma dovendo stare inclinato non poteva contemporaneamente stare poggiato piano su di una scatola. Quindi in quel senso sì, può servire, ma i casi in cui veramente potrà rendersi utile questo boombox non sono poi tantissimi. Modern Combat 5, il nostro benchmark in fatto di gaming. Aspettiamo che carichi. Volume già alto. Allora, c'è anche da dire che il fatto che lo smartphone vibri così tanto mentre lo utilizziamo può non sempre essere piacevole. Cioè, in questo momento io lo trovo un po' disturbante. Preferisco abbassare magari leggermente, ma ovviamente mi perdo un po' di audio, quindi anche qui si deve un po' decidere un compromesso. Un ottimo smartphone per giocare, 19 noni il formato del display, quindi diventa nero quassù e il notch o il second screen o quello che volete non entra nel gioco. L'audio invece l'ho già commentato. Telefonata di prova, devo dire ottima ricezione, ottimo il wifi, tra l'altro questa è una versione statunitense. Benvenuto nel servizio clienti Vodafone privati. Stai chiamando da un numero azienda. Se vuoi informazioni o assistenza su un numero privato, digita 1. C'è questa opzione per aumentare il volume, devo dire che effettivamente funziona ed è assolutamente una funzione gradita. Faccio un commento: visto che sto parlando di ricezione telefonica e di batteria, questa è la versione statunitense. LG mi ha avvisato che se avessi notato dei comportamenti strani della parte radio, magari anche sui consumi di batteria anomali o cose del genere, sarebbe potuto essere questo, ma diciamocelo, ormai questi smartphone, capisco l'apprensione di LG, ma questi smartphone sono comunque internazionali, non cambia veramente quasi più nulla da questo e quello che verrà venduto in Europa.
ma soprattutto non ho notato niente di strano, anzi ho notato una buona ricezione, una buona qualità telefonica. E parlando di batteria, diciamocelo, 3000 mAh sulla carta fanno storcere il naso, ma mi sento di dire che questo non ha sicuramente dei problemi di rete, perché per essere una 3000 mAh mi ha stupito, mi ha sempre portato a fine giornata anche con un utilizzo intenso. Non è uno smartphone che può fare 2 giorni, o almeno in teoria ci arriva anche a fare 2 giorni se fate un fine settimana blando dove le usate solo per fare qualche foto, un paio di telefonate, un pochino di internet, ma niente di che. Secondo me può anche arrivare vicino ai 2 giorni, però diciamo che non è un battery phone, non è lo smartphone da comprare se si vuole una super batteria, ma non mi ha lasciato a piedi, non mi ha mollato mai prima della fine della giornata, quindi da questo punto di vista devo dire che probabilmente il processore molto ottimizzato e il buon lavoro di LG sulle batterie, come fatto a grandi linee fino ad oggi, sicuramente qui ha ripagato. In più ricarica wireless, che finalmente è arrivata anche sulla famiglia LG G. Devo dire che il prodotto mi è piaciuto, LG G7 mi è piaciuto, e soprattutto è un prodotto molto LG. Poco forse nel design, devo dire che ricorda onestamente abbastanza poco gli altri modelli di LG, ma è molto LG nella sua concretezza, nel suo avere tutto, nel non rinunciare all'impermeabilità, alla ricarica wireless, al jack audio, al processore top di gamma, all'uscita video, alla radio FM, al display ad alta luminosità e alta risoluzione. Insomma, uno smartphone che vuole offrire veramente tutto. Il prezzo però in questo caso è abbastanza alto, 849, che sono 100 euro in più dello smartphone dell'anno scorso, 50 euro in più del V30, certo allineati ai concorrenti già in commercio, ma concorrenti già in commercio da qualche mese, il cui prezzo piano piano si sta abbassando. A questo G7 forse gli manca quella funzionalità che possa dire ah wow, ce l'ha solo il G7, potrebbe essere il grandangolo, ma come vi ho detto non sono totalmente convinto dalla scelta di LG di quest'anno del grandangolo, ma quello che mi ha convinto è appunto la coerenza nel voler continuare a fare uno smartphone che non ha rinunce. Ecco, questo è il target di G7. Per questa recensione è tutto, un saluto da Emanuele Cisotti per AndroidWorld.it.